carovana colorata e rombante di circa 500 partecipanti. Come da tradizione, il 1° maggio è tornato il raduno nazionale Vespa Arezzo, promosso dal Vespa Club Aretino con il patrocinio del comune di Arezzo e di quello di Castiglion Fiorentino. Da lustro alla città di Arezzo, con questi club di vespisti che sono veramente numerosi, vengono da tutta Italia. Quest'anno ci sarà un bel giro fino a Castiglion Fiorentino e ritorno, e quindi siamo tornati anche da questo punto di vista al piano regime. Nella data è ormai storica, perché lo scorso anno fu fatto a settembre raduno per motivi appunto legati alla pandemia. Quest'anno fortunatamente si può svolgere nella sua giornata naturale. Una manifestazione giunta quest'anno alla sua 21ª edizione. Vespa Club Arezzo è sempre stato portatore in tutta Italia della città Arezzo. Pertanto con il nostro raduno facciamo venire tutti i vespisti italiani qui ad Arezzo per ammirare la nostra città. Questo è il nostro intento. Oltre a far visitare la città, poi faremo il nostro giro solito del raduno, dove passeremo dalla foce, così i vespisti italiani vedranno anche tutto il paesaggio della provincia. Anche quest'anno il raduno è stata così l'occasione di ritrovo per centinaia di vespisti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Abitiamo all'estero e veniamo ad Arezzo quando ci sono occasioni particolari come questa. L'idea è stata quella di cercare di trasmettere a mio figlio la passione per la Vespa, che ovviamente è stata presente nella mia gioventù, e adesso cerco di trasmettere a lui, perché la Vespa comunque porta poi anche dei valori importanti.